seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri listini continentali, che accusano perdite consistenti. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Iveco, più 12,56%. Le peggiori performance si registrano su Fineco, che ottiene meno 3,86%. Torna a salire lo spread, attestando il valore a più 177 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,10%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciata la produzione industriale in Italia, pari a 1,6%, e in Regno Unito, dove il valore è 0,3%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulla fiducia consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti. Martedì, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sulle richieste dei sussidi di disoccupazione.